contatto dei prossimi impegni per i comuni in relazione a questa nuova istituzione. E apriamo adesso il dibattito, ho già diversi iscritti, il primo che si è prenotato è Andrea Garofani, a cui cedo subito la parola. Il fatto che giustamente ci sono stati dati 5 minuti, faccio dei discorsi molto tranchant, spero di non essere criticato per questo. E io sono completamente d'accordo con quello che ha detto Walter, quindi faccio prima a mettere in evidenza le questioni che a me sembrano fondamentali. La prima questione è questa: io credo che come partito dobbiamo stabilire 3 criteri fondamentali. E come si fa a fare quello che ha detto Walter? Secondo me ci sono 3 questioni. La prima, che non si può avere un atteggiamento populistico e demagogico. La seconda, che ci vuole il coraggio dell'innovazione. La terza, che ci vuole autorevolezza e capacità. E in questo c'è un'ulteriore variabile, che bisogna dire anche la verità. Ora, la riforma delle province è il migliore esempio di come non si fanno le riforme ed è il migliore esempio del modo che ha Renzi di governare, cioè pessimo, perché è attento al populismo, cioè a quello che si scrive su Twitter, e non a governare seriamente. La cosa è ancora più grave perché sia lui che Delrio hanno fatto i sindaci, quindi non è che non conoscevano la materia. Quindi c'è il dolo tra la colpa. La seconda questione è il coraggio dell'innovazione. L'innovazione e il populismo non vanno d'accordo. Per fare innovazione bisogna essere della gente seria che sa governare seriamente. Qui c'è un punto politico fondamentale. Lo dico io perché non lo poteva dire lui. Se in Italia si è aperto un dibattito sulla società metropolitana in merito di Vitali e di Vandelli, che nel 1994 hanno aperto questa riflessione che nessuno neanche ce ne parlava. Facemmo un convegno a Santa Lucia e questo è un fatto. Dopo da allora Bologna di innovazione non ne abbiamo più fatta e questo è un altro fatto. Per fare innovazione ci vuole coraggio, non si può fare politica facendo accordi di potere al ribasso. Io non è che mi meraviglio, perché in politica non sempre si può fare quello che in teoria sarebbe giusto e quindi il compromesso è necessario. Però c'è compromesso e compromesso. Ora, di fronte a questo disastro della legge Delrio, io credo che a livello locale noi avremmo dovuto avere il coraggio dell'innovazione. E non lo abbiamo avuto. Cioè non ci stiamo muovendo nell'ottica che ha detto Vitali, stiamo muovendo nell'ottica del basso livello. Cosa voglio dire? Dovevamo uscire subito con l'elezione diretta, come aveva peraltro proposto voce isolata Vitali all'inizio di questa discussione. Non mi ha pagato, siamo solo amici, ma tra l'altro politicamente non la penso neanche allo stesso modo, purtroppo. Però pazienza, sono cose che capitano. Lo dico perché è un fatto oggettivo, quindi non faccio questo di schieramento. Perché? Fare l'elezione diretta non è un problema del budino, ha ragione Walter, tanto mangiare sto budino, poi dopo vediamo, e questo è saggio. Però noi davamo un segnale, da un lato di rafforzamento della città metropolitana, dall'altro lato di incardinamento nel tessuto politico, economico e sociale del territorio. Perché fare della città metropolitana un ente di secondo grado solo per accontentare il sindaco di Imola è basso livello, non è un compromesso che fa fare dei passi avanti, fa fare dei passi indietro dal punto di vista della capacità di proporre innovazione. Poi
la cosa è uscita anche male all'inizio, perché tutti l'hanno letto sul fatto che Merola e Manca si scambiavano un favore. Merola sosteneva Manca per fare il presidente della regione, Manca era d'accordo che Merola facesse il sindaco metropolitano. Quando venne fuori, per chi aveva un po' di esperienza, ha fatto anche un brutto vedere. Poi Manca, per fortuna, non è diventato presidente della regione, ma è un altro discorso. Questo è un punto importante, perché se noi lasciamo la città metropolitana in questo stato, la condanniamo ad una marginalità istituzionale e politica, perché le giuste sottolineature che faceva Walter, cioè l'importanza di superare logiche campanilistiche, non si riesce a vincere questa difficilissima battaglia, che non è solo incardinata nei sindaci, ma è anche nei cittadini, un problema culturale. Il localismo è una cosa che ha radici profonde nel tessuto sociale dei vari comuni, e ho finito. Da questo punto di vista è un segno di problema. L'ultima cosa, perché ho parlato già troppo, è questa: per mangiare il budino che diceva Walter ci vuole coraggio. Io non ne vedo, voglio dire, perché oltre a fare lo statuto, cosa giustissima e meritoria, in questo anno non abbiamo messo a punto un piano di riorganizzazione complessiva degli uffici e dei servizi di tutti i comuni dell'area metropolitana per fare quello che diceva Walter? Nulla lo impediva. Avremmo anche affrontato meglio la situazione difficile in cui si trovano oggi i dipendenti della provincia. Allora, questa è una sfida che bisogna vincere subito. Cioè, quella parte del ragionamento ce la fate. Se vogliamo recuperare risorse, bisogna tagliare i costi amministrativi, cioè bisogna fare tutto quello. Ultimissima cosa, poi ho finito, ma sono il primo, ho rotto il ghiaccio, quindi premia sempre un piccolo premio. Esatto. E l'ultimissima cosa che voglio dire sulla pianificazione strategica, faccio un esempio di giornata, cioè di questi giorni, sul passante nord. Ora, no, ma ci metto un secondo perché faccio un discorso metodologico. E sul passante, questo è un problema per il PD e anche per chi governa. Noi non possiamo fare un discorso sul passante nord in cui ci sono 10 sindaci che pongono dei problemi giusti. Poi c'è qualcuno che li tace di essere delle specie di balumba preistorici, Bonaccini che dice deve decidere Bologna, che per un presidente della regione mi sembra un esordio fantastico, e poi c'è il presidente del quartiere Lavine che dice sfigati voi ricchi che siete andati a vivere nelle villettopoli della provincia, noi poveri cittadini della Bolognina che respiriamo gas per colpa vostra, che avete oltretutto consumato il territorio. Io che adesso sono in pensione e leggo i giornali con più calma, ma tutti quelli come me che leggono i giornali pensano che noi siamo matti. Questo è l'esempio di come non si fa politica strategica.